quindi per me è un sogno che si realizza e oggi si realizza nel modo migliore, cioè nella categoria femminile. Indossare la maglia della nazionale per me è un grosso segnale, un segnale da parte delle istituzioni che Valentina è accettata universalmente. Sono sicuro che farà un grande risultato perché in questo caso l'Italia veramente si è dimostrata all'altezza della situazione e all'altezza di quelle che erano le mie richieste come persona transgender, il mio diritto a vivere come donna tra le donne e nelle donne. Ho iniziato la terapia ormonale il 4 gennaio del 2019. Da quel momento in poi il mio corpo si è trasformato. Io stessa posso testimoniare il fatto che in 3 mesi di terapia ormonale io abbia perso quasi 12 secondi sui 400 metri, il che sono tantissimi per gli addetti al lavoro. Perché questo è dimostrato da studi scientifici. Io mi attengo a questi studi e rientro in questi parametri ormonali. I miei parametri ormonali sono quelli che ha una donna biologica. Fare una terapia ormonale, iniziare una transizione non è un percorso mai semplice, è un percorso comunque doloroso perché si sa quello che si lascia, ok, ma non si sa quello che si trova. E io come sportiva ancora di più, nel senso che io desideravo la terapia ormonale perché io avevo bisogno di sentirmi allineata tra la mia mente e il mio corpo, e quindi oggi quando mi guardo allo specchio mi vedo, io sono felice così, anche se sono più lenta di prima, non fa niente, ma io sono felice così. Io non mi sento di rubare assolutamente il posto a nessuno, mi sento nel posto giusto a gareggiare con le donne. Sono paralimpica, è una malattia che si chiama malattia di Stargardt. Questo non comporta il fatto che io non gareggi con le persone normodotate. Io gareggio in FIDAL, quindi con le persone normodotate. Io ho vinto i campionati master a ottobre ad Arezzo, quindi sono campionessa master nei 200 metri tra i normodotati, quindi ho vinto il titolo italiano master 45. Io sono per la piena integrazione, per la piena parità, per un'inclusione totale delle persone al di là di quello che siamo come etichette, quindi per me siamo persone innanzitutto. Beh, per me il Brasile rappresentava e rappresenta una patria delle persone transgender. E quando ho visto Tiffany, mi sono vista nella sua posizione e tutte le critiche che le piovevano addosso. E provo le stesse cose che prova lei, quindi le stesse difficoltà, le stesse accuse che ha avuto lei. E questa cosa mi fa stare molto male, perché comunque noi siamo sportive. Essere persone trans nello sport, ripeto, è qualcosa di molto difficile, perché lo sport è competizione, lo sport è un ambiente sessista di per sé, ci sono due categorie, maschio e femmine, questa cosa è molto difficile. E quindi c'è una grossa solidarietà. Fiolo è la mia vita, è quello che mi ha regalato Fabrizio, quella che ero da maschio. Cos'è Fabrizio? Quando guardo Fabrizio mi fa molto tenerezza. Capisco la persona che era in difficoltà, che viveva proprio quella doppia vita. Per avere uno zainetto rosa io ho aspettato 40 anni. La mia angoscia quando ero costretta ad aprire quell'armadio e vedere i miei vestiti maschili. E non potete immaginare quanto sia stato bello quel giorno in cui ho preso tutta roba maschile e l'ho buttata via. È stato bellissimo.